parte la traiettoria, primo palo, Bastoni, il colpo di testa e c'è il gol, ma forse ha fischiato, forse no, gol di Correa, vediamo, assegna il gol dell'1-0 al minuto 19, Inter in vantaggio con un gol di testa di Correa, 1-0. Corner, palla a giro e c'è il gol del 2-0 di Bastoni, è Bastoni che la sfiora di quel tanto che basta al minuto 22 per metterla in buca, andiamo a rivederlo, il corner vellutato, vedete la marcatura di Arimi, palla alta, la sfiorano forse tutte e due ma il tocco finale è di Bastoni, 2-0 per l'Inter. Ciala ci prova dalla distanza e trova un Soncin distratto e al minuto 30 arriva il gol del 3-0 con questo tiro forte, raso terra, angolato. Non lo vede partire probabilmente Soncin. Si riparte con Barella che può scappare inseguito da Uccelli. Rallenta e aspetta la sua posizione di Gössens che arriva puntuale, il cross al centro e c'è il quarto gol con il colpo di testa di Denzel Dumfries che va altissimo a prendere questo cross dalla sinistra e mette in porta al minuto 46 per il gol del 4-0. Rivediamo lo stacco di Denzel Dumfries. Aslani contro cross, non ci arriva Di Marco, attenzione Lautaro, prendi tu, prendo io, è il gol del 5-0 al minuto 18, il gol di Lautaro è il gol del 5-0. Tanto c'è subito il gol di Esposito, appena entrato Doldi è stato subito colpito con il gol del 6-0 di testa. Lautaro sul dischetto al minuto 31, parte Lautaro, il tiro ed è il gol del 7-0. Su calcio di rigore. Vai centrale. Leone fai per accetto. Vai, fatto prima, 35 ci fermiamo. Vai, 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 cambio. Vai, 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 vai. Bravo. Girale. Palla di Aslani per la giocata in verticale su Esposito di tacco. La palla è buona, Mkhitaryan e la mette dentro per l'ottavo gol. E siamo 4-4 fra primo e secondo tempo, al minuto 40 Mkhitaryan fa 8-0. Di Marco, palla dentro, eccolo, l'abbiamo chiamato. Grande palla di Dimash, Lautaro fa tripletta con il gol del 9-0 al minuto 42. Vediamo dove lo tira, di qua o di là, dalla parte opposta ed è il gol del 10-0, ancora su calcio di rigore, ancora Lautaro Martinez al 47esimo.